L'edificio più importante di questo famoso complesso Maya è la piramide del Castillo, eretta come luogo per praticare sport ed eseguire sacrifici umani. Conta 365 gradini, 52 pannelli con bassorilievi e 18 terrazze. Tra gli altri edifici più importanti del sito ricordiamo la corte del Gran Ballo e il Tempio dei Guerrieri. La piramide è stata costruita tra l'832 e l'899 d.C. ed è alta 24 metri per una base di 55 per 55 metri. Il committente che l'ha voluta resta ignoto, come pure l'architetto che l'ha realizzata. È interamente realizzata in calcare. Due volte all'anno, durante gli equinozi di primavera ed autunno, il sole proietta una lunga ombra a forma di serpente lungo i gradini della piramide. Man mano che il sole lentamente tramonta, il serpente sembra scivolare lungo il fianco della piramide. Il serpente è molto importante nella cultura Maya. Kukulcan, che significa serpente piumato, prende il nome dalla suprema divinità Maya. Il Tempio dei Guerrieri è una piramide a gradoni dotata di quattro piattaforme, fiancheggiata sui lati occidentale e meridionale da 200 colonne, che probabilmente sorreggevano un tetto. Le colonne, quadrate, recano bassorilievi con guerrieri toltechi. Alcune sezioni sono cementate, coperte da stucco e dipinte con colori brillanti. Alcune curiosità. I costruttori del castillo dovettero notare l'ombra del serpente perché scolpirono teste di serpente sulle balaustre della scalinata nord. La corte del Gran Ballo è situata accanto alla piramide, vi si giocava la versione Maya del calcio ed è coperta da bassorilievi che illustrano le regole del gioco. Questo sport veniva preso molto seriamente. Un bassorilievo mostra la decapitazione del capitano della squadra perdente. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!